E ciao a tutti, io sono Crew e vi do il benvenuto a questo nuovo video sul CD Demo OPSM Best Racing Game Ever. È un CD dedicato solamente ai giochi di guida, ci sono ben 10 demo che vedremo in due video separati e iniziamo subito con V-Rally 2. Sì, devo poi resettare la console. E io questo gioco da qualche parte ce l'ho in versione PC. E chissà dove cacchiarola l'ho messo. Ce l'avevo da piccolo sul mio Windows XP. E chissà dove cacchio l'ho ficcato sto gioco. Era una figata assurda. Mi ricordo che c'era la Fiat Punto. A me piaceva un botto usare la Fiat Punto perché ero fissato a usare auto italiane io nei giochi di guida. Allora, la demo c'è in inglese, francese, tedesco e nella lingua vaffanculo. Non c'è l'italiano. Allora, mettiamo inglese. Già su Play 1 eravamo discriminati, noi poveri cristi. Allora, one player start e basta. Vediamo un po' se possiamo selezionare la macchina oppure no. Mi sa di no. Comunque sto usando questo CD demo su DuckStation, mi sono fatto la ISO. Almeno dovrebbe vedersi abbastanza bene. Medium right, very long, open. Allora, sì, graficamente vabbè, non è paragonabile a quello PC da quello che mi ricordo, però per essere su Play 1, tanta roba. Anche se l'emulatore ovviamente un po' migliora, Cazzo. Guidabilità però, porca cazzarola, non è molto guidabile, però dai, c'è di peggio. Forse con l'Ingri Rally 2.0 è leggermente più difficile. Comunque stiamo usando la Peugeot 206 e niente, io vado fuori strada perché gira proprio di botto la macchina. Allora, cerchiamo di impegnarci un pochettino. Ah no, non ci sono i checkpoint. Mi sa che c'è solo proprio... Ah sì che ci sono. Però non me li conta, come mai? Comunque gira veramente di botto. Io non capisco se è normale. Fast right, long, into medium right, long. Madoi. Fast right, long, and fast left, very long. È tipo un po' scivoloso come gioco. E siamo sull'asfalto, non dovrebbe. Fast left, long, tighten. Allora, porco cane. Fast left, long, tighten. Mamma mia, curva praticamente perfetta. Demo best. Fast right, long, over crest. Non abbiamo ancora finito neanche il giro, però mi sa che i checkpoint nella demo non sono attivi, perché non mi dice niente. Mi dice solo giro 1 di 1. Max right, e long, ci dà il tempo e basta. Io spero che il volume sia settato bene, comunque ho visto bene la 206 perché c'è scritto sulla fiancata. Eccola lì. Medium right, porco long, open, che cazzo succede? Right, due ruote. Oh, basta. Ok. Abbiamo evitato di dare il giro. La gente, ah meno male, la striscia lì è fatta di cemento, se no facevamo un bel macello. Dai, fast left, very long, open, into medium left, cazzo. E là, di nuovo due ruote. Andiamo allo sponsor della Esso. Fast tra l'altro long, tighten. Esiste ancora il benzinaio Esso. Bene. Stavo pensando, mi sa di no, Comunque abbiamo fatto il giro demo e io ho fatto cagare. Come ha fatto? Ah no, sono i vari cosi. Into 1, 55 secondi 14, altro 43, l'altro 58. Ok, se io faccio next mi sa che finisce la demo. 16 World Rally Championship Car, quindi 16 macchine, 70 special stage in 12 differenti località, stati più che località. Ah, aveva pure un esclusivo track editor, bello. 4 giocatori, 4
modalità di gioco disponibili. Era avanti, non so di che anno sia. Però mi sa che era già proprio fine generazione PlayStation 1. È già che è vero, devo resettare la console perché non va avanti. Ok, l'ho resettata, ci rivediamo il bellissimo boot della Play 1. Mamma mia, quanto si aspettava sta scritta. E se non partiva voleva dire che ciao ciao lettore, o ciao ciao gioco, e in alcuni casi ciao ciao modifica. E la mia Play 1 modificata ogni tanto fa un po' cilecca. Allora, vediamo un po'. Adesso il prossimo è Circuit Breakers, che se vi ricordate l'avevo già portato in un CD demo, però faccio così, ve lo porto lo stesso anche questa volta, ma facciamo proprio giusto due passi così per rinfrescarci un po' la memoria. Però mi dispiace un po' questo disco, visto che è speciale non portare tutti i giochi contenuti, quindi ho detto bah, facciamolo partire lo stesso. Saltiamo però l'intro, se volete vedervelo per bene c'è un altro CD demo dove ho provato questo gioco. Mettiamolo in italiano, guida su uno dei dischi, e non cambia niente dalla demo che avevo già portato. Premi select. Abbiamo preso la Mini Cooper dei poveri. Facciamo così, premi, no, non start, select, c'è anche scritto Destina. La scorsa volta ve l'avevo fatta vedere per bene questa demo. Sto giro, facciamo proprio giusto una gara così veloce veloce. Ok. È tipo Micro Machine. Ma non riesco a girare, vero? Tra l'altro non so se questa pista l'avevo portata, non lo ricordo più quello, ma forse no, forse ho fatto bene a portarla con questa demo, perché non mi ricordo di sta pista innevata, poi forse c'ho la memoria un po' bugga, però non me lo ricordo. Allora, e dai, muta però, porca merda. L'analogico non funge con sto gioco. Aiuto. Giù per la montagna. E di nuovo. E ma scivola un casino. Però vabbè che qua è giustificato. C'è la fioca. La neve. Dai, non ho. La miseria. Madonna, madonna. Inguidabile. Sulla neve sta macchina è inguidabile. No, Cristina D'Avena. Che cazzo di respawn. Ok, ce l'ho fatta. Nel mentre gli altri sono avantissimo. Porco, porco. Dai che ce l'ho fatta a concludere un giro. Ottavo su 8. Mamma mia, che tentare che faccio. Ovviamente io non sono preparato sulle demo. Ho giusto provato se funzionavano. E funzionano tutte. Porca miseria, dai, vediamo sta roba, che non so cosa sia. TT, come lo attivo TT? Quadrato, cerchio, triangolo, non mi fa nulla. Dai, ecco, adesso siamo di nuovo qua vicino al pericolo di caduta della macchina. Dai, ma non è possibile, scivola giù. Sembra fatto apposta. Ma là, dai. Oh, meglio andare contro il muro, ecco, giù, che giù per lei, vaffanculo le rive. Niente. Allora, devo aspettare di spawnare, se no cadiamo. Ok. Dai, oh, sto giro non sono finito giù. Ma perché adesso più o meno me la ricordo la pista. Parla, bravo, bravo. Parla pure, ci facciamo le figure di Emmental. Dai. Ah. Maria. Ce l'ho fatta, dai, finiamo il giro almeno. Già tanto che i nemici,
gli altri giocatori non ci hanno doppiato, perché sennò faccio proprio pietà, devo tutto, arrivederci. Allora dai. Allora qua devo fare attenzione. Fa così, ok. Dai. Dai, se ce la faccio non cadere, sono già contento. Al pelo, rischiato bruttissimo qua. Vai, 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 che concludiamo senza cadere. E niente, siamo arrivati ultimi. E io direi di resettare nuovamente. E vediamoci sempre questo bel boot, dai. Non stufa mai. Pazienza che tolto Play 2 i boot delle altre console non sono più così belli. Forse ancora quello Play 3, quello Play 4 proprio. Ma poi sono gusti, Allora, adesso andiamo al terzo gioco, se il CD demo vuol funzionare. E il terzo gioco è Colin McRae Rally. Anche questo gioco qui l'avevo già portato in un altro CD demo. Forse lo stesso l'avevo portato Circuit Breaker. Però qua la demo cambia, è un'altra versione. Anche qui devo resettare per provare le altre demo. Un casino di demo presenti in questo disco obbligano il reset della console. Ma questa demo, dicevo, è diversa da quella che avevo portato. C'è un'altra pista, sempre in compagnia della Subaru Baraka, adesso lo vedrete, però c'è un'altra pista. Accelerate, freno a mano, ok. Continua. Qua siamo in Australia, la scorsa volta invece la pista era forse in Inghilterra, può essere. Qua siamo in Australia. 3, 2, 1, go! Voilà. Non so, mi sa che V-Rally 2 graficamente è più bello, Anche se sto qua è la prima versione di Colin McRae Rally, forse è più vecchia. Porco cane. Dai, si è ribaltata. Siamo secondi. Ma qua il checkpoint l'ho fatto male. Non devo parlare, mi devo concentrare. Non so la pista. Dai, però Subaru, no, non andare su per le rive, che se no faccio il checkpoint non rosso di più. Vai, vai, vai. Andiamo un po' rosso. Ah, ma il primo l'abbiamo fatto verde. Vai, 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 dai, dai, dai. Ma dove, se ho fatto largo la curva. Madonna, è veramente difficile. Vabbè che siamo sullo sterrato. Voilà, dai, non... Si intraversa da sola la macchina. Ovviamente anche qua non so la pista. Ecco, l'ho fatto rosso. Ma anche questo sarà rosso perché faccio pettà. Allora, dai. No, 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 no. Sembro ubriaco. Non bevete la guida, guidate responsabile. Pubblicità progresso, vai Crio. No, veramente, non bevete se guidate, non guidate se bevete. Tolto il fatto che vi tolgono la patente, poi magari vi fate male ad altri. E fate male alla macchina e al portafoglio di conseguenza. E che cazzo è successo? Vedete? Il pilota di sta Subaru Baraka ha bevuto e prende le pietre invisibili, perché le vede solo lui. Qua c'è un treno. Ah, un frena, la miseria. Vabbè, un baghettino ci è capitato in questa puntata. Madonna, ho evitato l'albero all'ultimo. Ma mi sa che anche questo sarà rosso.
Ah là, dai. È tutto dritto. Oh là, sospensione, adios, sempre rosso. Dai. Ma è difficile, quando uno inizia a fare male i checkpoint, di solito tutti gli altri li fa brutti. Dai. Forse questo è verde? No, è sempre rosso, ve l'ho detto. Fa uno male, fai male un checkpoint, boh, tutti gli altri sono rovinati. Eppure non è che ho guidato malissimo adesso, eh. Vediamo quest'ultimo se... se lo faccio anche rosso. Se non sbaglio, la scorsa volta ho fatto il primo verde e l'ultimo verde. Vediamo se anche stavolta è così. Stavolta è a sorpresa, non si sa. Siamo arrivati sedicesimi. Voilà. Continua. E cosa mi dice? 12 macchine da rally, 52 stage, 8 country, stati. E va a fan bagno, non l'ho potuto leggere. Ah, c'è anche la scuola di rally. Supporto per l'analogico, il controller analogico, e non ho provato se andavano gli analogici, porca miseria. E niente, ma si è autoresettato da solo? Vediamo un po'. Ah sì. Ah bene. Allora, abbiamo già fatto 3 giochi. Quarto gioco, Crash Team Racing. CTR, e la demo non l'ho ancora portata se non sbaglio. Questo qua grande classico, io ero bravino da piccolo e adesso farò cacare. Qualche mese fa ho giocato alla Remastered, anche però anche se non mi sbaglio cambia, la Remastered che hanno fatto rispetto a questo mi sembrava più difficile derapare tutte quelle robe lì. Allora mettiamo l'italiano, one player. Suggerimento: per lo slittamento salta mantenendo premuto il tasto R1 durante una curva stretta. Quindi R1 io salto, giusto? Questa qua è la pista di pop pop. Ok, porco. R1, sì. Madoi, la guidabilità si è strana, eh. Dai, non andare contro i muri. Crash. Ma... e non riesco, non riesco. Mi sto facendo batter da sti baletti. Guarda lì che mi hanno pure tirato la roba. Come uso i potenziamenti? Ok. R2, qua c'era il salto, me lo ricordo. Vaffanculo però. E niente. Ho mancato il salto. Qua ce n'era un altro. Ma mi do allenare su quello play 1 e forse lo porto decentemente. E va a cagare. Come metto la retro? Facciamo cagarissimo, dai, arriviamo pure ultimi. Ah già, c'ho. Vai. Vai. Madoi, si incolla al muro e non riesco più ad andare avanti. Evitato là il coso. Coso. Sempre lui, stavolta al salto non ci provo manco. Cazzo. Tu, siamo finiti giù. Dai, vai veloce. Quinti, dai. Sto recuperando, anche se sto facendo schifo. Poi anche qua c'era un trucchetto. Ho sbagliato. C'era il trucchetto per tagliare lì. Però mi dovrei allenare. Vabbè, che sta qua una demo, che magari un giorno o l'altro porto.
giocandolo il gioco completo, ma prima mi devo riabituare un attimo ai tasti. Non riesco. Porca miseria, TNT. Vai, 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 siamo quinti. No, dai. Ma vada che merda. Riesco a saltare qua? Niente. E arriviamo sesti. Che schifo che faccio. Scusatemi tanto, eh. Però, come vi ho detto, non sono preparato. Vai, crash. Era la curva là che tagliavo giù. Finisce. E niente, sesti. Mi vergogno del risultato. Vediamo se ci fa fare altro. Oppure can. Se faccio start. Resume restart quit. Non mi fa altro. E niente, si torna al menu demo. Con veramente un gameplay schifosissimo, scusatemi tanto. Allora, dovrebbe solo più toccare a tocca 2, perché se non sbaglio ne abbiamo già fatti 4. Eh sì. Quindi andiamo con tocca 2. Sto qua, devo resettare o no? Chi lo sa? Tocca 2, io avevo, anzi ho ancora da qualche parte tocca 2 per play 2. Allora c'è l'onda accord playable demo e il Van Diemen Formula Ford play, quale scegliamo? Scegliamo il primo e poi dopo proviamo anche il secondo. Dai, accelera, ok, cambia camera. Era triangolo, cambia camera. Cazzarola, non ho guardato. 2.26 miglia la lunghezza del tracciato. Record 0 minuti. Arda sì, tocca 2. Player 1. Vai. Era sì, era triangolo. Così vediamo anche dentro l'abitacolo. Ci sta, per essere su Play 1. Ah, tante visuali, guardate qua anche in mezzo, un cruscotto. Vediamo un po' se si spacca come su Play 2. Su Play 2 a me piaceva perché potevi perdere anche una ruota, andavi avanti lo stesso. Ovviamente se le perdevi tutte e due, ti attaccavi al tram e fischiavi in curva. La miseria, che sbandamento. Come toccate l'erba, boh, siete fottuti, ma anche la CPU va fuori strada, bene, realistico. Cauti un po', adesso ti faccio vedere io come si guida, basta. Bastardo, ma è fatto di pietra, eh. Vieni qua. Comunque, graficamente, per essere su Play 1, tanto tanto bello la grafica, i muri. Non capisco se si sta spaccando la macchina o no. Chi lo sa, dai. Spero di non arrivare ultimo, dai, almeno un quindicesimo. Allora, un cazzo. È brutto non sapere la pista, perché vedi le robe all'ultimo. Anche se qua il rendering non è tanto tanto malaccio, eh. Ci sono giochi peggio che vedi la curva all'ultimo secondo, invece qua abbiamo studiato bene che almeno la strada la vedi in tempo. Eh sì, la strada sì. Lo stadio si forma pian piano, però almeno la strada è ben visibile, guardate qua. Si vede abbastanza lontano, eh. Ok, qua c'è una curva a destra, dove prima la macchina si era imbizzarrita o era un po' più avanti forse. Adesso qua sembra tutto dritto. Sinistra, dai dai. Piano piano, buono buono. Ma in a porco.
Ovviamente nessuno mi ha pagato per dire quel jingle lì. Allora, pianin, tanto oramai arriviamo ultimi. O no, ma è una volta che vinco, eh. Allora, dai. Poi dopo, se non torna al menu da sola, vaffanculo, anche qua sono finito fuori. Proviamo l'altra pista. Se per caso torna al menu, faccio un piccolo taglio e ci vediamo subito la seconda pista. Così almeno abbiamo esplorato per bene tutta la demo. Ah, sì, comunque la macchina si spacca, guardate la fiancata a destra. Non posso girare la visuale. Ah, ma anche la sinistra, guardate lì. Vediamo un po' dall'interno se... Madonna, guardate, tutto il vetro rotto. Ecco, comunque era tanta roba all'epoca. Su Play 1 mai l'avevo visto, questo gioco. In giro, dico in giro. E non so perché non l'ho mai desiderato da piccolo. Forse ero scemo. Comunque siamo arrivati sedicesimi, come sempre. Se non arrivo ultimo non sono contento. Vedere il replay, no grazie. Fatto pietà. Vediamo un po', si resetta. Ok. Qua ci spiega tutta la roba che c'è nel gioco completo. E mi sa che si è resettato al menu. Allora io adesso faccio ripartire la demo e ci vediamo la selezione livello. Eccoci qui, allora facciamo partire questo e usiamo la formula Ford. Vediamo un po', sta qua, è sempre la stessa pista. Mi sa. Avevo guardato prima se era sempre il Silverstone oppure no. Ah, sto giro ci abbiamo un menu in più. Start race. Allora lì con le formula Ford. Dai che ci schiantiamo ad alte velocità. Magari qua perdo veramente le ruote. Sempre se nella versione Play 1 puoi. Sempre due giri. Siamo decimi, dai. Qua come cazzo. Ma dove si gira la Formula 1? Cambiamo visuale. Oh, vediamolo un po' da dentro. Prima persona. Forse riesco meglio. Dio. Non parlare. No. Ah, la retro, sì. Ah, dai, che sono ancora decimo. Però mi sa che siamo ultimi. Sono ancora decimo perché erano 10 partecipantissimo i partecipanti. Vai. Siamo in quarta. Quante marce ha questa macchina? Quinta? Forse 6? No. La quinta al massimo e 123 all'orzo bimbo. Allora è il massimo. Oh, sempre sta curva qua. A me non piace. Proviamo a ricambiare la visuale di nuovo da dentro l'abitacolo. Ah, ma sono in miglia orarie, non sono chilometri orari. Lì 100 è subbia lì. 123 miglia orarie, chissà quanti sono in chilometri orari, forse 200 o qualcosa. Dai, ma dove si è slitta, eh? Ecco, siamo di nuovo per i prati, ma non ho una macchina da rally, eh. Ho sempre una Formula Ford, che è più o meno uguale a una Formula 1. Oh, non riesco a giocare con questa visuale. Già in terza persona faccio cagare. Dai che siamo quasi al secondo giro. Non facciamoci doppiare, questo è il mio obiettivo. Più 32-11 dal nono, ma dove?
fatto proprio cagare. Vedete, se come freno, ma dove la macchina dice, boh, andiamo giù per i prati, andiamo nella sabbia a fare i castelli. Porco miseria. Pian pianin, pian pian, porco Giuda, ballerino. Andiamo a Farrelli con Topolino, ma no. Dai. Ce la posso fare? Ah, è ancora più difficile usare questa macchina che quella della gara prima. Questa qua è incontrollabile. Ma va, l'analogico. No, non me lo prende. Non so se è colpa dell'emulatore o... Boh. Sta curva qua sempre. Non la imparerò mai. Dai. Best, il giro migliore è 58 secondi. Ma il mio oppure quello della CPU? Ma mi sa quello della CPU, eh. Ma devo frenare un casino. C'è pubblicità della DHL. Aia, aia. Voilà. Dai che ci dovrebbe essere il traguardo. E finiamo nuovamente ultimi. Mi sa di sì. Ah, c'è anche la Silverstone. Replay, no grazie. Vediamo un po', continua. Eh sì, eravamo solo 10. E con questa terribile notizia mi dispiace tanto che ho fatto abbastanza cacare in tutte le gare. E niente, noi ci vediamo con la prossima puntata, che sarà la seconda e ultima puntata. Speriamo che riesco a fare una gara almeno decente. Io vi ringrazio di avermi seguito fin qui e il mio obiettivo è quello di portarvi alla mente queste vecchie perle e spero di esserci riuscito. Ciao a tutti da Creo e al prossimo video.